Lei ha parlato, parlava prima di 2 mesi quando è arrivato con la moglie. No, è il professore che deve rispondere. Quando il professore dice 2 mesi, 2 mesi vuol dire 2 mesi i muscoli sono, diciamo, da non mettere sotto sforzo importante e poi dopo riprendere gradualmente. Quindi io temo che ce ne vogliono prima di andare in campo 3, perché da 2 devi cominciare, non puoi fare sforzi importanti, cominciare ad allenarti con progressione, quindi a livello sportivo ce ne è. Per vederlo in campo ce ne vorranno purtroppo più di 2. Sì. Professore, cosa dici? Almeno 3 mesi. Ecco. Come sta psicologicamente? Diciamo 3 mesi. Ci racconta a freddo, si fa per dire, insomma, che sensazioni sono rimaste anche nel giocatore, se ha avuto modo di parlargli in queste ore? No, io non ho, il giocatore dorme, è stato operato in anestesia totale, quindi c'è poco da dire. Abbiamo parlato subito prima dell'intervento con il giocatore, era tranquillo, sì. Diciamo felice di aver avuto una situazione che era facilmente risolvibile da un punto di vista sanitario, per cui niente, poi si è addormentato per l'intervento serenamente, senza problemi particolari. Quello che ho capito il professore è che se non avesse avuto questi muscoli forti nella schiena, il coltello probabilmente inforava tutto, magari eri morto, sì. Ma comunque l'ha aiutato l'essere atleta ed avere i muscoli forti che hanno frenato il coltello, non so come dire, non voglio dire lesivo. Sì. Cosa chiede al professor Chiara in cosa è consistito l'intervento? La ricostruzione di 2 ventri muscolari, semplicemente, per cui abbastanza semplice da un punto di vista della procedura chirurgica. A suo parere quali potevano essere gli esiti qualora, come diceva anche il dottore, non avesse avuto questa muscolatura da calciatore, massa, anche una struttura fisica sua così importante? La massa muscolare è tale per cui, diciamo, la lunghezza del coltello che è stato utilizzato non è riuscito a arrivare a trapassare completamente la gabbia toracica e interessare il polmone. Poi una volta che entra dentro nella gabbia toracica, ovviamente ci possono essere lesioni polmonari, lesioni dei grossi vasi, lesioni del cuore, cioè ci sono situazioni diverse che poi sono sicuramente molto più a rischio per la sopravvivenza del paziente. In tanti anni di calcio, signor Gagliani, ne aveva visti tutti i colori, qualcosa così mai, anche diceva il governatore Fontana poco fa che è un fatto impreventivo. Queste notizie qui di un matto che entra in una scuola, in un supermercato, siamo abituati a leggerli in paesi diversi dal nostro. Io non ricordo questo episodio qui a Milano, pensa alla sfortuna, mi diceva Veronica, la moglie, sua moglie, che erano andate a fare la spesa perché oggi era previsto che arrivavano i fratelli, la moglie, e là, il papà e la mamma, insomma, cosa. Sono andate al supermercato a fare la spesa. Una persona va al supermercato con la moglie e il bambino di 4 anni e trovi un matto che poi lui si è salvato, ma le persone morte, altri dicevano che il presidente Fontana non è serio. E la squadra? Pazzesco. Farete qualcosa? La squadra è sotto shock, quindi noi abbiamo chiesto il rinvio della partita. Adesso vediamo cosa succede. È stata già mandata a Lega Calcio. La squadra piangevano tutti ieri sera, volevano venire qua tutti e li abbiamo fermati noi perché tanto non si poteva entrare, eccetera, eccetera, ma è veramente sotto shock. Quindi non giocherete lunedì? Noi non lo so, cioè noi abbiamo chiesto di non giocare perché la squadra è assolutamente sotto shock. Pessino l'ho sentito mezz'ora che piangeva, gli altri tutti che volevano venire qui. No, ma è una cosa, abbiamo uno spogliatoio, grazie a Dio, coeso, unito, voglio dire, dove tutti sono amici, perché è una notizia che quando c'è arrivato, hanno coltellato Pablo Mari, ma non sapevi come, in che modo, ha coltellato una cosa. Poi ho pensato ieri sera, c'era uno spettacolo al Forum, c'era X Factor, c'era un mare di gente, quindi io avevo capito che era dentro un supermercato a fare la spesa tranquillamente con moglie e bambino. Pensate un po', pensate quel poverino che è morto, che ho letto che non doveva essere alla cassa, doveva essere da un'altra parte, hanno pregato di andare alla cassa e ci lascia la vita. Non ho commenti. Grazie. Grazie. Grazie a Roberto.